Ida Platano smaschera un corteggiatore, Tina Lapidaria, brutta figura. Uomini e donne, la tronista ha litigato con Roberta Di Padua. La puntata di oggi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è iniziata con un acceso confronto tra Ida Platano e la sua rivale di sempre. Difatti la prima ha subito colto l'occasione per provocare un po' quest'ultima, asserendo di aver notato che nonostante passino gli anni continua ad avere il vizio di mettersi in mezzo alle altre coppie, si riferisce a Marco Antonio ed Emanuela. Lei c'è sempre, come il prezzemolo ovunque e dovunque, la Di Padua ha però immediatamente risposto per le rime alla Platano facendo notare che l'apertura sarebbe arrivata da Marco Antonio. Non capisco perché ti fossilizzi sempre su di me, insomma tra le due continua a non scorrere buon sangue. Ida Platano ha smascherato il corteggiatore, la reazione dell'opinionista del dating show. Successivamente Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio di Uomini e Donne quattro nuovi corteggiatori per la tronista, sulla quale un ex dama ha rivelato di credere non abbia mai amato Alessandro. La tronista, dopo averli fatti presentare uno ad uno, ha preso la parola smascherando uno di loro, Hermes. Tu insieme a tuo fratello volete conoscermi perché lui è venuto nel mio salone dicendomi che si sarebbe presentato per corteggiarmi insieme volete conoscermi? A quel punto il corteggiatore non ha certo potuto nascondere tutto l'imbarazzo, e Tina Cipollari ha quindi colto la palla al balzo per metterci il carico da 90. Mamma mia che bella figura che hai fatto Hermes riprova sarai più fortunato aspetta la prossima tronista. Quest'ultimo si è però subito difeso, asserendo che non ne sapeva niente. Ida ha però prontamente replicato confessando di credere sia assolutamente strano non lo sappia, visto che il fratello avrebbe parlato pure di lui. Roberta Di Padua ha affrontato il corteggiatore, acceso botta e risposta. Prima di abbandonare lo studio di Uomini e Donne il corteggiatore è stato un attimo bloccato della dama, sei tornato in trasmissione, dove non ti è stata data la possibilità di replica a me? Hermes ha quindi dichiarato che in effetti non avrebbe avuto modo di ribatterle, non ho potuto ribattere mi avevi giudicato per due spritz. La dama ha quindi dichiarato di credere sia strano perché tutti nel programma hanno sempre avuto la possibilità di ribattere. Escono da qua e fanno subito le interviste ha paragonato me ad Aurora quando però sono qua se la fanno sotto. Insomma questo ritorno del corteggiatore in trasmissione non è stato particolarmente fortunato.